Buonasera e benvenuti alle TG7 Basilicata, ai Vigili del Fuoco di Potenza. Ieri pomeriggio sono intervenuti a Melfi per un incendio alla Pineta. Arrivati sul posto, nei pressi della SS665, si sono trovati di fronte ad un vasto incendio. L'area interessata, essendo impraticabile, ha reso ulteriormente difficile le operazioni di spegnimento. Oltre a diverse squadre terrestri è stato necessario l'intervento aereo con un elicottero e un Canadair. I vigili del fuoco sono intervenuti addirittura con 10 lanci con elicottero e 7 con Canadair per spegnere questo vasto incendio. L'intervento si è concluso dopo, pensate, 5 ore. Sul posto, a supporto delle operazioni, anche i carabinieri, la polizia di Stato, i carabinieri forestali e numerosi volontari. È tutto pronto sulla strada Rapolla Melfi in Basilicata per l'attesa ed importante prima della stagione slalom ACI Sport 2020, al via proprio domenica 2 agosto, con il 7° trofeo Vulture Melfese Città di Melfi e Rapolla, prova di apertura del campionato italiano di specialità. Ed è proprio il campione in carica, Fabio Emanuele, a rappresentare un po' le emozioni che sono comuni a tutti i piloti. Sono infatti ben 82 gli iscritti alla corsa, oltre agli sportivi in questa vigilia. Trovarsi a Ragosto senza aver mai gareggiato è un po' strano, commenta Fabio Emanuele, lo è per tutti. La voglia di ricominciare per 80, anche per tenere vivo quel sottile filo che dal 2019 ci porterà fuori da un'annata di transizione. Sarò presente, dice, con la mia Osella per onorare il titolo conquistato nella passata edizione del campionato, aggiunge il Molisano, che tra l'altro è portacolori della scuderia, lo teniamo a precisare, Campobasso Corse, per la prima volta impegnato sul percorso Lucano. Non ho mai gareggiato, prosegue su queste strade, ma come sempre cercherò di dare il massimo e di raccogliere il massimo. Si è aperta con la masterclass di Clédy Cadio, famosissimo danzatore ed insegnante di origine albanese, e dei ballerini Ambeta Toromani e Alessandro Macario, la seconda giornata di Marateale. L'evento dedicato alla settima arte che da 12 anni premia i protagonisti del cinema italiano ed internazionale. La serata di ieri si è aperta con le star di Hollywood. In apertura il panel Maratea Hollywood, The State of International Co-Production During Covid, che ha visto tra gli altri in collegamento da Los Angeles l'attrice premio Oscar Mira Sorvino, la regista e attrice Melora Walters, il produttore Jerry Ing, lo sceneggiatore e regista premio Oscar Terry George, il produttore Sergio Rizzuto e numerosi altri. Sul palco di Maratea, lo ricordiamo, la produttrice Michela Scolari, il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda, il giornalista Fabio Falabella e l'attore Tony Schena. La serata è proseguita con un ampio spazio curato da Pari delle Porace ed Eve Immediato e dedicato alle interviste e alle proiezioni di cortometraggi, con l'obiettivo proprio di valorizzare i talenti lucani che si sono distinti per creatività e per l'alto valore artistico delle loro opere. Andiamo avanti con l'informazione. Sulla strada provinciale Barile-Ginestra pare esserci sempre con un numero enorme di cani e cagnolini che la percorrono indisturbati. Il rischio ovviamente è molti di questi cani e cuccioli sono stati proprio investiti. Ogni tanto si vedono persino persone che portano da mangiare a questi cuccioli, anche se non è questa la soluzione ideale. Sono intatti infatti i cittadini del centro Arbrescia a chiedere l'intervento del comune di Barile. Andiamo all'ultimo. Ultima notizia, molti italiani quest'estate sceglieranno di fare vacanze in Italia e i beni del FAI sono una meta ideale, luoghi da scoprire a portata di mano, perfetti per una vacanza a breve raggio, ma di grande soddisfazione alla scoperta delle meraviglie del patrimonio di storia, arte e natura dei nostri territori. Il FAI quindi lancia le sere d'estate. Nei mesi di agosto si allunga fino a tarda sera l'orario di apertura dei suoi beni per diluire l'afflusso di pubblico garantendo totale sicurezza, ma soprattutto per offrire un'inedita esperienza di visita arricchita da un'eterogenea proposta di eventi. Come ogni sera davvero tutto, io vi do appuntamento a lunedì.